Sono le 7 di mattina. La prima cosa che devo fare durante la mia giornata è quella di prendere e uscire a correre. Quindi mi preparo, mi infilo le scarpe da ginnastica, prendo gli auricolari, me li metto nelle orecchie ed esco a correre. Ora che mi sono preparato sono più o meno le 7:15 e la prima cosa che faccio prima di partire per la corsa è quella di attaccare un po' di musica. Metto una canzone che si chiama Uomini Neri a Parigi. Questa qua. E per tutta la durata della mia corsa ascolto una canzone dopo l'altra. Torno a casa, sono tutto sudato, quindi mi levo i vestiti, sto per entrare in doccia quando penso che potrei annoiarmi a stare 2, 3, 4, 5 minuti sotto la doccia senza fare niente. E quindi prendo il mio telefono, lo metto sul lavandino del bagno e attacco un'altra canzone. Element di Kendrick Lamar. Dopo aver fatto la mia doccetta è finalmente arrivata l'ora di andare a caccia, ovvero di mettermi a lavorare. Dato che non sono troppo motivato a lavorare, prima di fare il lavoro importante, quello che si chiama deep work, decido di infilarmi gli auricolari e ascoltare un'altra canzone mentre controllo le email. A Lot di 21 Savage e J. Cole, una mina. Dopo aver controllato un po' di email, però mi accorgo di non riuscire a concentrarmi bene quel giorno e mi viene fuori un'idea, un pensiero. Mi ricordo che devo andare al supermercato a fare la spesa. E quindi dopo circa un'oretta che sono davanti al computer, mi tolgo gli auricolari, quelli con il filo che sono attaccati al mio computer, mi metto le scarpe e prima di uscire per andare al supermercato però prendo i miei auricolari, quelli Bluetooth, e ascolto un'altra canzone, Hotline Bling di Drake. Faccio la spesa e poi ritorno a casa. Potrei continuare così e raccontarti anche tutto il resto della mia giornata. Voglio giusto farti capire una cosa. Questa era una mia tipica giornata fino a 1-2 anni fa. Non so se si può dire, ma ero dipendente dalla musica. E in questo video voglio spiegarti perché questo era un problema per me e molto probabilmente lo è anche per te. Leoni, spesso sui social o all'interno della mia community, il branco, trovi il link in descrizione, è totalmente gratuita, mi fate questa domanda. Marco, posso ascoltare la musica? Certo che puoi ascoltare la musica. Chi sono io per dirti di non ascoltare della bella musica che ti trasmette delle emozioni? Però c'è anche da dire una cosa, molti ragazzi al giorno d'oggi avrebbero dei benefici a ridurre la quantità di musica che ascoltano e anche a toglierla temporaneamente. E alla fine di questo video ti lancerò anche una sfida a riguardo. Io sono sicuro che molti ragazzi al giorno d'oggi sono dipendenti, come lo ero io 1-2 anni fa, dalla musica. Cioè ascoltano musica quando si allenano, quando lavorano, quando studiano, quando camminano, quando aspettano qualcuno, quando sono al supermercato, quando sono alle poste, ovunque sempre ascoltano musica. H24. E la domanda da farsi, da farti forse, è: perché ascolti musica tutto il giorno? Perché hai costantemente bisogno di stimolare il tuo cervello? E sì, questo discorso è legato alla molecola della dopamina. Tanto per cambiare. Detto in parole povere, cosa succede? Il tuo cervello, se ascolti musica tutto il giorno, tutti i giorni, è sovrastimolato e quindi ha costantemente bisogno di ricevere degli impulsi. E qual è uno dei metodi più facili per essere costantemente stimolati? Una cosa che puoi portartela ovunque tu vada, sempre, la musica. Perché al giorno d'oggi i servizi di streaming ci permettono di ascoltare musica H24 dove lo vogliamo. E questo da un lato è una benedizione incredibile, è stupenda come cosa. Però c'è un altro lato della medaglia, ovvero che stiamo diventando dipendenti dalla musica, seriamente. E poi potremmo aggiungerci anche un'altra cosa. Stiamo un po' andando a diluire quello che è il piacere di ascoltare musica. E tra pochissimo ti farò un esempio. Quindi, quali sono alcuni degli aspetti negativi legati all'ascoltare musica di continuo? Numero 1. Non fai mai riposare il tuo cervello. Marco, ma io ascolto la musica per rilassarmi. Ok, ci sta, però prima di tutto dipende anche dal tipo di musica. Cioè, se ascolti della musica classica posso anche capirti. E numero 2, sempre anche dalla quantità dipende. Perché se ascolti tutto il giorno musica, cioè vai in bus, ascolti musica. Stai camminando, ascolti la musica. Aspetti qualcuno, ascolti musica. Non è un modo di rilassare il cervello, perché sai quando si rilassa il cervello davvero? Quando gli permetti di non fare niente, quando vai fuori nella natura e ti fai una passeggiata senza telefono, senza musica, senza pensare a 2 milioni di cose. O quando ti siedi su una panchina e guardi il tramonto, lì fai veramente riposare il cervello, non quando ti piazzi le cuffiette e spari la musica a massimo volume. Il secondo aspetto negativo invece è che non hai mai tempo di processare i tuoi pensieri, le tue emozioni, perché il tuo cervello è costantemente stimolato da altro, in questo caso dalla musica. Poi ti dirò una cosa, se il tuo cervello è sovrastimolato e ascolti tutto il giorno musica, sono sicuro che sei anche dipendente dai social network o dai videogiochi o da Netflix o da altre cose del genere. Perché? Perché sei il tipo di persona che ha bisogno di
fare un dopamine detox, ha bisogno di disintossicarsi un attimo da tutti questi stimoli. Ma adesso voglio parlarti di alcuni benefici che sperimenterai nella tua vita quando smetterai di ascoltare musica tutto il giorno, tutti i giorni. Numero 1, ti sentirai più calmo e rilassato. E questi sono tutti i benefici che ho sperimentato io stesso nella mia vita, perché ripeto, sono stato dipendente dalla musica, cioè ero il tipo di persona che non riusciva a uscire di casa senza le cuffiette nelle orecchie. Ti sentirai più calmo e rilassato. Avrai più chiarezza mentale proprio perché ti darei il tempo di rimanere con i tuoi pensieri, con le tue emozioni e di elaborarli. Riuscirai a concentrarti più a lungo. Perché? Perché abituerai il tuo cervello ad essere un po' annoiato. Quando salirai sulla corriera avrai un viaggio di 20 minuti e dirai: aspetta che non mi metto gli auricolari, perché il tuo cervello si abituerà a non essere costantemente stimolato tutte le ore del giorno. Imparerà a essere un po' annoiato e di conseguenza quando farai delle cose più noiose, tipo studiare, tipo lavorare, tipo allenarti, inizierai a provare piacere nel fare quelle cose lì, nel fare fatica, e potrai anche concentrarti più a lungo. Un'altra delle domande che ricevo più spesso è questa: Marco, non ho idea di cosa fare nella mia vita, non so quali sono i miei obiettivi. Bene, il primo passo per capire quali sono i tuoi obiettivi è stare un po' da solo con te stesso. Se vivi in questo loop di dopamina, di stimoli dopo stimoli dopo stimoli, ti assicuro che non lo scoprirai mai. Perché al posto di pensare ai tuoi obiettivi, al posto di prenderti il tempo per conoscerti davvero, sei costantemente stimolato dai social network, dalla musica, dai videogiochi, dalla... Hai capito, insomma. Quindi abbiamo capito il perché devi ridurre la quantità di musica che ascolti. Ora vediamo come ridurla. Numero 1. Smetti di ascoltare musica nei piccoli tragitti, nelle piccole cose. Questa è un po' la regola dei 2 minuti. Che cos'è la regola dei 2 minuti? È la regola per cui ogni volta che hai 2, ma anche 3 o 4 minuti di tempo libero, per esempio sei alla fermata del bus e stai aspettando la corriera, non puoi tirare fuori il tuo telefono e non puoi stimolare il tuo cervello. Allo stesso modo, per tutte queste piccole azioni qui, non puoi tirare fuori il telefono e iniziare ad ascoltare musica. Quando sei alle poste, quando sei al supermercato, quando aspetti la corriera, se hai un tragitto di 10 minuti, un quarto d'ora sulla corriera, se vai fuori a fare la spesa, c'è una cosa che mi fregava sempre, cioè che mi fregava sempre, un momento in cui ascoltavo sempre musica era: ah, sai cosa, vado a fare la spesa, bam, auricolari e mi ascoltavo mezz'ora di musica. Ti dico, muore qualcuno se per una volta lo fai? Assolutamente no. Il problema nasce quando lo fai ogni singolo giorno e soprattutto quando? Quando non riesci più a uscire di casa senza ascoltare della musica. Lì c'è un problema. Vuol dire che il tuo cervello è altamente stimolato e non sei in grado di annoiarti un minimo. Quindi smettila di ascoltare musica quando fai tutte queste piccole azioni quotidiane. E quando devi camminare, devi andare da una parte all'altra della città, devi incontrare qualcuno, prova a non ascoltarla, vedrai che ti sentirai meglio. Vedrai che all'inizio sarà difficile, ma poi inizierai a sentirti meglio. Regola numero 2. No musica prima di lavorare o studiare la mattina. E ti racconto una storia breve. Fino all'altro anno succedeva questa cosa: io mi svegliavo, facevo tutta la mia morning routine, poi salivo in macchina e avevo più o meno 10 minuti, un quarto d'ora per andare nel mio studio. In quei 10 minuti / quarto d'ora attaccavo musica a manetta, cioè proprio avevo voglia di ascoltare musica. Quindi per tutto il tragitto ascoltavo una canzone dopo l'altra e una volta che arrivavo in studio, anziché mettermi subito a lavorare senza sprecare tempo, cosa succedeva? Dicevo: aspetta che mi ascolto un'altra canzoncina, aspetta che mi metto gli auricolari mentre faccio un po' di lavoro, mentre leggo le email. E questo abbassava drasticamente la mia produttività, perché anziché prendere e mettermi subito al lavoro, partivo con il lavoro easy per ascoltare ancora un po' di musica. Perché? Perché avevo bisogno di essere stimolato. Quindi regola numero 2, non ascoltare assolutamente musica prima di studiare o lavorare la mattina. Perché cosa farai? Detto molto grezzamente, tirerai una botta di dopamina, stimolerai il tuo cervello e poi ti verrà molto più difficile fare il lavoro importante, il deep work, sia che si tratti di studio sia che si tratti di lavoro. No musica la mattina. Altra regola, diminuisci la musica pure durante gli allenamenti. Quando ero dipendente dalla musica, cosa succedeva? Che non riuscivo a farmi una corsa senza ascoltare musica. Cioè io prima di uscire a correre avevo per forza bisogno di mettermi gli auricolari e di piazzare la musica a palla. Perché? Ripeto, ero sovrastimolato. Adesso non ascolto mai musica quando vado a correre. Proprio come il caro David Goggins. Proprio anzi, adesso mi dà fastidio la musica se devo correre. Perché mi sono talmente tanto abituato, ho talmente tanto destimolato il mio cervello che vado fuori e proprio mi godo la sensazione della corsa. C'è anche da dire questo: durante gli allenamenti in palestra, invece, la musica l'ascolto ancora, però c'è anche da dire questo. Una volta l'ascoltavo ogni singolo allenamento, poi mi sono accorto di una cosa. Durante tanti allenamenti succede questo, che casomai prendo, mi metto le cuffiette, ascolto un po' di musica, dopo 5-10 minuti mi accorgo di non essere minimamente concentrato o motivato dalla musica.
proprio perché sto pensando ad altro, sono concentrato su altre cose. E quindi se sento che la musica è solo proprio una roba di sottofondo, un rumorino di sottofondo quasi fastidioso, prendo, metto via gli auricolari e mi alleno senza. Ci sono anche i workout invece, cazzo, in cui mi metto le cuffiette, sono gasato, la musica mi motiva e quindi spingo ancora di più. Però per ottenere questo boost non puoi ascoltare la musica durante ogni singolo allenamento. E mi ricordo che questa cosa la diceva anche Andrew Huberman. Diceva, se tu ascolti ogni singolo allenamento la musica, come dire, il tuo cervello si abitua. Il beneficio ce l'hai quando lo fai una volta ogni tanto. Quindi ormai faccio due allenamenti senza ascoltare musica e poi quando sono un po' poco motivato piazzo le cuffiette, mi piazzo le tracce che mi piacciono e questo mi motiva ancora di più. Quindi è questione di essere variabile e di non fare sempre quella. Regola numero 4, musica durante il lavoro. Cioè una volta io mi prendevo le cuffiette e mi ascoltavo musica, ma proprio canzoni hip hop, mentre cercavo di lavorare. Amico mio, cioè o sei concentrato sulla musica o sei concentrato sul lavoro. Quindi il consiglio che ti do io è via la musica anche mentre lavori. Tutti i tipi di musica? No, so che alcuni tipi di musica classica tipo possono aiutarti a concentrare, quindi se ascolti musica del genere, ok, vai, e se ti aiuta a concentrarti soprattutto continua ad utilizzarla. Io non ascolto musica assolutamente? No, non è vero, io ascolto determinati tipi di suono, ma sono più beats binaurali più che musica. Cioè se ti ritrovi a studiare una canzone di Drake o Kendrick Lamar mentre stai studiando, ti assicuro che non è una buona cosa. Se invece ascolti una musica proprio che ti permette, perché è stato anche dimostrato, di concentrarti meglio, allora continua a farlo. Regola numero 5. Per spiegarti qual è, voglio farti capire una cosa. Un giorno stavo parlando con mio papà e gli ho detto: "Uè papà, ma voi negli anni 80 e negli anni 90 come vi vivevate la musica?" E lui mi ha raccontato che negli anni 80-90 per ascoltare della musica cosa dovevi fare? Prima di tutto dovevi uscire, dovevi andare nel negozio di CD, dovevi scegliere il CD, proprio l'album che ti piaceva, dell'artista che ti piaceva. Perché? Perché non avevano i servizi di streaming come Spotify o Apple Music, per cui tu fai due click e puoi ascoltare tutta la musica del mondo. No, no, loro dovevano andare in negozio, scegliere proprio il disco che gli piaceva, portarselo a casa, metterlo nel lettore CD e poi ascoltare la musica. Quindi l'esperienza d'ascolto era una cosa totalmente diversa rispetto a quella che abbiamo noi al giorno d'oggi. L'esperienza d'ascolto era: cazzo, sono dovuto uscire, ho dovuto pagare 10, 15, 20 euro per questo CD, adesso me lo godo e mi ascolto tutte queste canzoni una dopo l'altra. Quindi il modo anche di viversi la musica era molto diverso. E solitamente quando si ascoltava musica si faceva solo quello. Noi al giorno d'oggi invece abbiamo la musica come un sottofondo, come questo rumorino di sottofondo H24. Perché? Perché abbiamo la possibilità di portarcela ovunque tutto il tempo. E da un lato, ripeto, è una cosa fantastica, dall'altro questa cosa è anche andata a diluire un po' il significato che diamo alla musica al giorno d'oggi. Quindi il mio consiglio è questo: vuoi ascoltare musica? Fai solo quello, cioè ascoltati la musica proprio per il piacere di ascoltarla. Oppure un'altra cosa che faccio io è ascoltarmi la musica quando sto facendo qualcosa di molto leggero. Per esempio, quando lavo i piatti la sera, mi piazzo lì le mie canzoni e me le godo. Ma proprio perché lavare i piatti non è una task molto impegnativa dal punto di vista cognitivo, giusto? E quindi mi metto lì e mentre lavo i miei piatti, mentre aspiro, mentre faccio dei lavoretti del genere, mi piaccio la musica e me l'ascolto e me la godo. Quindi Leone, adesso sai perché sei dipendente dalla musica, quali sono i rischi legati anche all'ascoltare H24 musica, e c'è una cosa di cui non abbiamo parlato, ovvero il contenuto della musica. Qua si potrebbe fare un altro video a riguardo, perché anche quello ha un grosso impatto sul tuo modo di pensare, sui tuoi valori, sulle cose che fai ogni giorno. Cioè, letteralmente, piazzarsi nelle orecchie ogni giorno musica in cui uno dice: "Ho ammazzato questo, ho scopato questa, ho spacciato droga", potrebbe avere un impatto soprattutto sui cervelli delle persone giovani come te che stai guardando questo video. Ma questo è un video che faremo a parte, o un discorso che farò nella mia community. Ti aspetto, clicca il link in descrizione. Ora ti lancio una sfida. Devi passare una settimana, ok? 7 giorni di tempo senza ascoltare musica. "Oh no Marco, posso morire, mio Dio, ma che senso ha?" Provalo. Io l'ho fatto e ti dico una cosa, è stata un'esperienza molto particolare. Perché? Perché in quella settimana ho avuto una chiarezza mentale, ho avuto una quantità di idee, ho scoperto tante di quelle cose su me stesso che lo rifarò. Ora, voglio vivere la mia vita senza ascoltare musica? Assolutamente no, a me la musica piace, mi trasmette delle emozioni, mi gasa, mi motiva. Però, ripeto, tornando al concetto di questo video, va fatto un po' come tutte le cose, con moderazione.
E questa sfida dell'eliminare la musica per una settimana, credimi, che ti porterà dei benefici e ti permetterà di destimolare, di far annoiare un po' il tuo cervello e, come dico sempre, questo ha tutta una serie di altri benefici sulla tua vita. Quindi prova questa sfida, una settimana senza ascoltare musica. Scrivi la data di inizio e la data di fine qui sotto nei commenti e inoltre, una volta che l'avrai fatta, voglio sapere com'è andata. Quindi casomai unisciti alla mia community gratuita, il branco, trovi il link in descrizione e lì puoi creare un post in cui ci dici com'è andata, in cui spieghi a tutti i membri del gruppo, siamo oltre 13.000, come ti sei vissuto questa settimana senza musica. Allora iscriviti al canale, metti like al video se ti è tornato utile, invialo casomai a un amico che ascolta musica tutto il giorno in modo che capisca quali sono anche i pericoli legati all'uso così sfrenato della musica. E ricordo un'ultima importantissima cosa, senti la paura e fallo comunque.